io non ho fatto molto cinema, però insomma, fare questo film, anche se il ruolo è breve, per me, ringrazio il cielo, sono felicissimo di stare in questo, in questa avventura, in questo film. Sì, è una cosa importante che per me ha molta importanza, insomma. Bisogna essere sempre connessi con il bambino che è dentro di noi, però noi artisti, diciamo per definizione o forse per conseguenza di quello che facciamo, penso che questo contatto lo teniamo sempre vivo e comunque ascoltare un cuore che batte dappertutto, diciamo, è un po' la nostra missione. Quello Ma che lo conosce da più tempo sono io, perché l'anagrafe questo dice, e ai tempi quando ero bambino io si leggeva Pinocchio, si leggeva molto. Quel Pinocchio là, quando c'era il pesce cane invece della balena, per esempio. Poi è diventata balena poi in seguito, ma era pesce cane, io me lo ricordo perfettamente. E, sì, commuove. Io, a me, perlomeno a quelli, i miei coetanei, commuoveva, faceva paura, ma soprattutto incuriosiva. Come fa uno di legno che si muove, insomma. Già cominciava da lì la cosa, no? E non c'è stato un sortilegio o una magia. È un pezzo di legno che ha una vita interna, ha un'anima, insomma. Questa cosa a me, bambino, colpiva molto, per esempio. Infatti io ho amato molto che il tronco qua si muove prima, no? Si muove quando ancora sta nella bottega di Mastro Ciliegia. Perché è giusto, l'anima già c'è dentro, insomma.